appuntamento della 15ª edizione del Settembre Culturale. Vi ringrazio per la partecipazione, è doveroso il saluto a tutti voi dell'amministrazione comunale del sindaco Roberto Mutalipassi. Come già avevamo anticipato in conferenza stampa nel mese di agosto e negli appuntamenti, nei 19 appuntamenti che si sono tenuti nel mese di settembre, quest'anno la rassegna avrebbe avuto un prologo in questo mese di ottobre. Un prologo dedicato in particolare, con mio grande piacere, alla poesia, perché in 15 anni è la prima volta che è successa una cosa che a me, come vi dicevo, fa molto piacere. Abbiamo avuto l'adesione di tanti poeti, ben 8, per noi è una cosa straordinaria, e quindi abbiamo pensato bene di raggruppare tutti voi, caro Michele, in un'unica sezione specificamente dedicata alla poesia in questo mese di ottobre, che immaginavamo dal punto, anche dal punto di vista climatico, molto molto più mite. E al di là di questa connotazione, ti devo ringraziare per aver aderito alla nostra rassegna, al nostro impegno, che sono 15 anni appunto che io ho ideato questa manifestazione. E un caro ringraziamento a Pietro Veroso, per una persona che è seduta in prima fila, che è impegnato, che è molto social. No, ma procedo tranquillo, a Gregorio Cristina, perché c'è stato un incrocio di conoscenze, di amicizie, che poi abbiamo avuto modo anche di approfondire, anche molto lontane nel tempo, negli anni, con mio zio, e quindi la cosa ogni volta che lo vedo mi porta veramente tantissima emozione. Questo io non voglio rubare altro spazio, se non rinnovare il saluto mio personale dell'amministrazione comunale a tutti quanti voi, con l'impegno ovviamente già preso per la prossima pubblicazione, il prossimo libro di poesie. Saremo felicissimi di poterti ospitare nella nostra rassegna, nella nostra città. Grazie. Buonasera, sono il professor Di Pietro Pinto di Empoli. Ho l'onore e il piacere questa sera di presentare questa sigloge di Michele, e tra colleghi ci si intende, perché caro Francesco Crispino, magari l'anno prossimo posso partecipare anch'io, perché anch'io scrivo poesie. La sigloge che ho dato ultimamente a Michele è testimone qua. Niente, con Michele abbiamo avuto la settimana scorsa un bellissimo evento in radio, perché io dirigo delle rubriche radiofoniche, ho una rassegna di libri, e c'è un salotto culturale in cui invito, diciamo, varie presenze di poeti, scrittori, animatori. Quindi c'è qualcosa che mi impegna a stare insieme alla cultura per un po' di tempo, per parecchi giorni, per parecchi tempo alla settimana. Quello di Michele, nato a Castellammare di Stabia ma risiedente in Battipaglia, è un libro molto bello. Pomeriggi per tutti, questa traccia che è così importante, lui ce la deve spiegare, perché io ritrovo in questo titolo un compartimento tra spazio e tempo, senza lasciare spadroneggiare nell'uno e nell'altro. Quello che mi fa piacere osservare in questo momento è questa frase sibillina tratta dalla sua poesia, in cui dice: come un ladro non inseguito se non da se stesso, che interrompe schemi marci. Questo ladro inseguito se non da se stesso mette in evidenza che il lavoro che fa Michele col suo io, col suo essere, è molto particolare. Lui è una persona che naviga, ma non in senso digitale, naviga con lo sguardo per la conoscenza di quello che è il tempo intorno a lui e lo spazio intorno a lui. Lui tiene presente il passato, il presente e i semi del futuro. Lui cerca questo nei suoi
suoi racconti. Quindi ci sono momenti in cui spazia nel navigare e momenti in cui ritrova dopo questo navigare se stesso e mette a nudo il proprio animo. Non lo fa con facilità, perché lui è un tipo abbastanza coriaceo, chiuso, quindi mette a nudo poche cose, però quello che riesce a fare è di notevole spessore. Se posso dare inizio un attimo con la lettura della poesia, dopodiché passo la parola a lui. Lui mi dice che non lo faccio parlare, però devo creare i presupposti per poterlo fare. Tutto ciò che devo sapere mi sembra quasi una sintesi di quello che è il suo percorso poetico. E dove che tutto il superfluo tace intorno alla mia sete di silenzio parlato, mi chiedo come conoscevate le cose del mondo, le notizie di guerre finite e di progressi a venire, di quale dimensione umana vi accontentavate. A volte un gracchiare di radio, un giornale scaduto mangiando formaggio francese coi vicini non estranei. Prima di quel maggio, almeno nel buio dei suoni lucani, c'era la luce di lei, lontana, voce che confortava in qualche modo gli orizzonti impossibili, miracolo d'autunno, difficile da rifare. L'immaginazione risorge da carte stampate e lette, la voglia di andare e vedere di persona, partendo da quelle pagine, come amori perduti che ancora riscaldano l'intenzione di vivere. Qui c'è il viaggio che Michele fa dentro se stesso, ma anche nel mondo. Quindi sferma, riflette, cerca il cosiddetto silenzio parlato, perché lui nell'osservare tace e poi fa diventare quel suo ascolto una parlata che fa con se stesso. Smentisce o conferma? Buonasera a tutti. No, non confermo assolutamente, perché la poesia che hai letto, che avevi anche letto nell'esperienza radiofonica di pochi giorni fa, riassume anche e si collega con quello che è il significato della seconda parola del titolo, Perduti. Perché viene spesso, interpretata come sinonimo di perso, cioè di tempo perso, di pomeriggio che è andato perduto. Invece si riferisce al perdersi dentro se stessi, come accennavo in questa poesia, che serve per intercettare quelle cose che nella quotidianità noi abbiamo perso, non abbiamo più la capacità di tenere legate a noi. Allora, se non ci si perde, nel senso non di perdere tempo, ma perdersi diluendosi nello spazio e nel tempo, come accennavo all'inizio, quelle cose non riusciamo a individuarle, quegli elementi non riusciamo a farli più nostri e quindi a fissarli poi sulla carta nel silenzio. Non so se sei soddisfatto, se ti ho confermato abbastanza. Allora, ritorno a dire che il viaggio di un poeta, giusto per fare anche un richiamo a quella che è stata la canzone famosissima dei Rick Dick, conferma questa mia osservazione, è come se andasse alla ricerca di perle rese opache dalla dimenticanza. Lui mette in evidenza qualcosa che molti dimenticano, ma lui osserva, le fa sue e li rispolvera questi ricordi e li mette poi a disposizione di tutti. Un'altra caratteristica che ho trovato, perché qui devono parlare le poesie, forse se parliamo troppo noi diamo fastidio, però la poesia è quella che deve testimoniare ciò che Michele raggiunge con i suoi percorsi. Un'altra cosa che metto in risalto in queste poesie è lui va in mondi anche molto lontani, sia da se stesso che dal circondario, diciamo così. Ci sono poesie che riguardano l'antologia di Spoon River, che nel 1968, l'anno della contestazione, era di gran moda poter seguire quel Spoon River. E poi c'è questo Gabriel García Márquez, che è molto bello, ha fatto anche lì un excursus poetico su questi territori, su questi disagi di questi posti, di questi paesi, di questi poeti. E questo suo vagabondare è una spiegazione che la mente viaggia, non solo andando sui posti reali, ma anche cercando con la lettura
con la conoscenza attraverso i libri, di entrare in un mondo che, se non è suo direttamente, lo può diventare trasversale. Rispondi. Sì, 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 è assolutamente vero quello che dici, perché se non ci fosse questa capacità, appunto, di navigare, di andare alla ricerca di questi punti di riferimento, non ci sarebbe l'occasione poi di fare poesia, di fissare, appunto, questi concetti raminghi, potremmo definirli così, su carta. Tu ti riferivi praticamente alla poesia La speranza dei tempi del colera. Vogliamo leggerla? Io. Se no, dice. No, nel senso che parliamo solo. La speranza dei tempi del colera, a Gabriel García Márquez. Ho già belle pronte, impaziente, attesa dagli anni verdi, tutte le cose ereditate da usare in vecchiaia. La cipolla del nonno ferroviere, per quando, a suo fatto alla provincia antenata, non avrò più treni da prendere e futuri in cui sperare. Il tabacco da sniffare come sacre ceneri di giorni assenti. Per quando, evaporata l'ultima goccia di preludio con l'Oriente, non avrò più pelle di pollo da odorare e carte impregnate da conservare. La cassetta militare di mio padre, parlata dal risotto, per quando, una volta lette tutte le parole che andavano lette e dopo averle rilette, insieme agli altri diverti dell'anima amata, giungerà il momento di mettere da parte, senza lucchetto, i libri dedicati con amore e disperazione, i biglietti rifiutati dalla storia ufficiale, rispediti al mittente per non lasciare tracce. Ho già bello e pronto, è sempre lo stesso, non potrò più cambiarlo. E se poi mi chiami al tramonto, il numero di telefono dell'altrove, per quando, spezzate nel sogno le ultime catene invisibili dell'indecenza, ormai libera, sarai pronta ad invecchiare con me nell'angolo perfetto della vita. Allora, che cosa ci puoi raccontare di questa poesia, vista che c'è una speranza che ai tempi del colera è una situazione drammatica, che sta vivendo un popolo, una popolazione, una persona che individualmente, tu fai rilevare a cose, alcune cose molto belle, i libri, i biglietti rifiutati dalla storia ufficiale, il numero di telefono dell'altrove, ci sono delle... il tabacco da sniffare, ci sono passaggi di vita reali, quotidiani, che tu stai sottolineando e che tu, non appartenendo al tuo vissuto, lo hai ritrovato in questa situazione. Come spieghi questa poesia? Perché l'hai scritta? Che cosa ti ha ispirato questa poesia? Ho sentito il bisogno di fare un parallelismo con quella speranza coltivata nel romanzo a cui io indegnamente ho dedicato, a cui odore ho indegnamente dedicato queste parole, perché in quel romanzo c'è una speranza che dura decenni, c'è un'intera vita, tutta una vita di attesa per arrivare a un'unione che in quel caso lì si è verificata, si è realizzata. In questo caso qui non si sa se si realizzerà, forse non si realizzerà mai, però ecco, gli elementi che tu hai sottolineato sono quasi da collezionista. Mi viene in mente un romanzo di Orhan Pamuk, il premio Nobel turco, Il museo dell'innocenza, dove lui raccoglie proprio tutti questi oggetti che si rifanno a un'epoca ormai persa. E in questa poesia tu hai elencato tutti questi oggetti che danno speranza. Il solo raccoglierli dà speranza alla persona che li sta raccogliendo, anche se poi alla fine non c'è il raggiungimento di questo. Ma mi permetto di suggerirti, di dirti che probabilmente quando uno nutre speranza acquista anche coraggio, ed è una cosa scambievole, cioè se tu hai coraggio puoi nutrire anche la speranza, altrimenti cade,
tutta la progettualità che hai nei confronti di una cosa che ti assorbe e ti attanaglia. Ne trovo una molto bella adesso, vediamo di ritrovare qualcosa di particolare anche da questa lettura. Caffè Albania, anche perché tu giri, navighi, quindi ti capita di fare percorsi non abituali, non quotidiani, non quelli che fanno normalmente gli altri. Cominci e cerchi perle, pagina 28. Allora, ricordi il caffè degli albanesi? L'angolo cieco e sicuro di Roma, dove si intrecciavano le mani rassegnate degli amanti prima di un altro addio. Quella dolce gioia dolorosa, poetica, fonte di parole che hanno scavato a lungo in noi, stanotte ha trovato conforto non in nuove carezze di donna, come tu pensi, ma nel suono lieve di una fontana lontana, circondata dal silenzio del buio stellato e delle amicizie spente. Attendevo da anni di riscoprire quel rito giovanile dell'acqua bevuta in città deserte, tornando dai goliardici via vai che precedono l'alba di rinnovate speranze. Quindi adesso c'è uno spaccato di un tuo percorso di vita giovanile e fai di vedere attraverso questo caffè che abitualmente forse tu frequentavi e dove si svolgevano dei riti di rinnovate speranze. La speranza accompagna soprattutto i percorsi dei giovani, quelli che credono nella speranza, quelli che credono nel futuro, e il futuro per diventare tale è in possesso di una persona di essere ricco di speranze. Sì, anche in questa poesia giustamente hai collegato utilizzando il tag speranza, ci sono degli elementi che si rifanno a dei ricordi giovanili che sembravano essere persi, cioè anche dei riti banali come bere in una fontana di notte prima di ritirarsi a casa in una città silenziosa e deserta, anche quello può essere praticamente un rito che ti riporta alla speranza. Dici, ma che speranza ci può essere in un gesto così semplice e quotidiano che si fa di sfuggita? Perché non era un'azione che non veniva svolta più da tanto tempo, quindi sembrava persa nel tempo, sembrava ormai seppellita dal quotidiano, invece viene riscoperta e dà speranza, perché è come se fosse un appiglio a un'epoca ormai scomparsa per riportarla nel quotidiano e nell'oggi. Basta poco, certe volte, per ricollegare il passato con il presente. C'è un altro viaggio, sempre nell'America Latina, probabilmente c'è qualcosa che ti affascina in questi posti. Questa è una poesia dedicata a Pablo Neruda, no? Spade cilene. Cadono le parole ingiallite come foglie su carte d'erba, sotto i colpi di autunni dittatori. Scrivono pagine a un canto generale. Non fu vano il loro stare al cielo, a raccogliere luce per l'eterno dire. Non restarono mute le foglie cadute di Neruda assassinato, come le spade taglienti di un poeta fuggitivo. Brillarono pericolose nella vigliacca notte della libertà. Quanti dogmi ci sono qui che tu hai toccato anche in una maniera molto delicata? Canto generale, e con questo modo tu chiami in causa i generali della rivolta cilena. Anche il nome della raccolta di Pablo. Sì, le foglie cadute di Neruda assassinato come delle spade taglienti di un poeta fuggitivo, quindi metti in causa anche che cosa succede a Neruda sulla vigliacca notte della libertà, la ricerca continua, speranzosa di essere libera, non solo lui ma anche tutto il paese, tutto il Cile, è una metafora bellissima di quello che hai scritto. Sì, praticamente questa poesia è nata quando sentì alcuni anni fa la notizia. Da certi punti di vista che non è che mi ha sorpreso più di tanto, quando si parlò della morte di Neruda non per morte naturale, per una malattia, ma che era stato avvelenato, quindi diciamo sono quelle cose che uno sa che
che sono accadute, però nessuno può averne la conferma. Alcuni anni fa ci fu la conferma di questo assassinio, e quindi nacquero queste parole in maniera molto spontanea, in cui cerco di fare un parallelismo tra le foglie in autunno che cadono, fino ad arrivare al momento in cui le spade taglienti inseguono questo poeta che fugge, perché poi è stato costretto a fuggire. Non conosciamo la storia di Pablo Neruda, è stato mandato in esilio. Allora, abbandoniamo poi i viaggi che fai spaziando in America Latina, scendiamo in quelle che sono le caratteristiche tipiche di una classica poesia, perché molte volte non ce lo ritroviamo, Michele, come dovete avere, torniamo a vedere il poeta vero, il poeta dentro se stesso. Archivio, vediamo che cosa hai archiviato dentro di te, che cosa sei riuscito a far venire fuori, esplorandoti. E la ricerca di se stessa sarà qualcosa che preoccupa, specialmente quando devi far passare nero su bianco quello che hai letto dentro di te. Ed è un ruolo difficile da fare. Conserviamo date, pezzi di spago, scatole di dolci vuote e biglietti, perché anche il dolore esige una documentata precisione, resistente al tempo e all'umana distrazione, affinché ogni data diventi spina per pungerci quando sembreremo felici, ogni pezzo di spago un nudo che ci tenga legati al passato, una scatola vuota della dolcezza che fu. Poi, quando saremo pieni di false gioie, biglietti di sola andata per l'aldilà. E qua c'è tutto l'animo attraversato di Michele Travagliato, che non sa dare grosse spiegazioni, se non quelle di tenere conservate tutte le sue angosce, tutti i suoi dubbi all'interno di se stesso. E questa parte finale, dove precisa biglietti di sola andata per l'aldilà, una frase che è lapidaria, dice che il tuo percorso finisce là, dopo che hai raccolto tutto quello che vuoi, con scatole vuote, scatole di dolci, biglietti, l'unica cosa che ti resta certa è questo biglietto di sola andata per l'aldilà. Ed è, io la trovo bellissima questa poesia. Sì, mi ricollego praticamente a quello che dicevamo prima sul fatto dell'accogliere pezzi del Museo dell'Innocenza di Pamuk, a cui ho fatto riferimento, perché c'è bisogno appunto di archiviare queste cose, non perché poi dobbiamo torturarci andandole a rivedere, a ricacciarle fuori dalla scatola, ma perché devono aiutarci a definire una storia, un percorso. Anche se non stiamo lì tutti i giorni a torturarci con questo cacciare fuori questi oggetti, no? Però devono esserci, devono stare, un archivio ci deve essere, come l'archivio di Stato, no? Non è che uno tutti i giorni va a cercare qualche cosa dell'archivio di Stato, ci deve essere un ricercatore motivato ad andare a chiedere quella cosa in quel preciso momento, per un motivo. Ma quando dici saremo pieni di false gioie, che cosa significa? Cioè, hai trascorso una vita a raccogliere dolcezza, a inscatolarle, un nodo che ci tenga legate al passato, un nodo che puoi sciogliere, ma che ti fa compagnia. Però dici, quando saremo pieni di false gioie, cioè dopo aver attraversato te stessa e quindi aver trovato che c'è qualcosa che hai conservato nel tuo archivio, e ti trovi ad avere a che fare con false gioie, fai un bilancio di quello che è successo prima, o lo fai adesso che stai vivendo e stai, diciamo, facendo il biglietto per l'aldilà? Che cosa ti suggerisce questa frase? Sì, praticamente le false gioie, uno le definisce false nel momento in cui vai a tirare le somme alla fine del percorso, e quindi ti accorgi che sono state false perché non hai ottenuto casomai quell'unica gioia a cui veramente tenevi. Quindi tutto diventa falso, no? Alla luce di quel qualcosa che non si è ottenuto.
Mi viene in mente la frase di una canzone di Franco Battiato che dice quando parla di accontentarsi di piccole gioie quotidiane, no? Ci si accontenta di queste piccole gioie quotidiane e non si guarda invece a una meta più in alto, superiore. A volte ci accontentiamo di sapere che c'è un'esistenza sopra di noi che ci veglia, che ci protegge, però non facciamo mai niente se non all'ultimo momento per cercare di andare incontro a questa, tra virgolette, conoscenza che andremo a fare nel passaggio dell'aldilà. Ci arriviamo, tra virgolette, impreparati. Il culto della morte, permettetemi di chiamarla così perché l'aldilà questa è, il culto della morte per i popoli orientali invece è un culto meraviglioso. Loro vanno incontro al percorso che attenderà loro già prima, si preparano alla morte, non la accolgono come sprovveduti, ma ci vanno incontro. Non a caso San Francesco diceva: sorella morte, ci appartiene, l'unica certezza è quella. Abbandoniamo questa discussione, voglio parlare di quest'altra poesia. Vediamo se tu, leggendola, riesci a capire qual è il titolo. Ora che so di questa eredità di parole sparse, più dolce mi appare all'orizzonte la morte che non attendo. E quasi un collegamento con quello che ho detto prima. Non temo l'oblio della carne, compagno di strada. Mi è il verso forte d'ignoto ai salotti laureati, nato da quel vivere che per altri vita non è. C'è lo spirito, per favore. Qual è il titolo, l'hai trovato? Te lo dico io. L'eredità. Mi stiamo annoiando? No, non credo. No, qui c'è il collegamento con il discorso della morte e quindi non si teme l'oblio della carne perché ci fa compagnia lungo la strada. Però ecco, c'è il contrasto tra la ricerca del verso che dà un senso ai giorni, che contrasta con quello dei salotti laureati, cioè delle definizioni scontate che ti vengono affidate da altre persone e alle quali tu neanche credi. Quindi hai bisogno di svincolarti da questo cammino, di queste definizioni imposte dai salotti laureati, e quindi hai bisogno di mettere in evidenza quel vivere che per altri vita non è, che può essere anche la vita di un poeta, per esempio, che viene vista sempre come una vita, non dico inutile, ma ai margini, comunque non utilitaristica, ecco, diciamo così. E che definizione daresti tu di poeta? Se tu ti dovessi definire come poeta, vista dal punto di vista personale, umano, conoscitivo di quello che hai scritto, tu sei consapevole delle cose che hai scritto, quindi una definizione di te ce l'hai, no? Il poeta è un ricercatore nel silenzio. Se non sa fare silenzio in se stesso, intorno a sé, la ricerca non avviene mai. Quindi il poeta praticamente è un ricercatore di cose perdute, ecco qui ci ricolleghiamo con il titolo della raccolta, che però restano perdute, quindi restano ignote, se non riesce a fare silenzio intorno a sé, dentro di sé. Io mi collego con la parola silenzio e ti leggo quest'altra poesia. Temevo il silenzio secolare e stantio di quei vuoti corridoi, budelli sapienti, austeri, odore di incunaboli e fossili nei dipartimenti di zoologia, gloriosi teschi donati alla scienza o rubati post mortem, teorie ereditarie per fede laica, busti di nobili baroni, scheletri di passioni estinte, come antiche specie in disuso, espulse dalla storia naturale e dai piani di Dio. Con un torpore riverente lasciai riposare la tradizione e nomi di scienziati, dinosauri in vecchi giacigli di formaldeide. C'è un miscuglio di situazioni che vanno chiarite, e bene devi chiarire,
Zoological Song, una canzone dello zoo praticamente, però inizi con la poesia e finisci con la scienza. Sì, qui forse ho offeso il tuo essere laureato in scienze naturali, quindi ti sento bruciare, quindi... No, praticamente questa, vedi, ancora una volta esce il rabdomante che intendi, che collega le cose, come dicevamo l'altra sera. Abbraccio sempre. E questa atmosfera stantia, cui fanno riferimento a alcuni versi, si collega con quei salotti laureati di cui parlavamo prima, cioè quelle forme di sapere stantie, ferme, ingessate, che non danno la possibilità di scoprire nient'altro se non quello che vedi immerso nella formaldeide. Va bene, lasciamo stare la formaldeide e il problema della scienza naturale. Allora, c'è questa che mi attrezza moltissimo. Hai diviso il tempo, tu che hai una lotta col tempo e con lo spazio, direi. Tu hai un concetto e un'idea di tempo che hai adattato personalmente a te stesso. Non lo dividi con nessuno o con pochi, lo dividi con te stesso, e per fare questo hai bisogno di sfaccettarti in tanti modi che solo tu riesci a cogliere in modo giusto, che in quel momento va bene a te. Hai diviso questa poesia in tre parti: partenza, sera e notte. La partenza potrebbe essere il giorno ti accompagna a fare delle scelte che poi saranno seguite dalla sera e dalla notte. Treni dolenti attesi su banchine sospese nell'anima, in compagnia di speranzosi tramonti, brune sfumature di soli svaniti ormai dal viso tra le passate onde e musiche solitarie in cerca di forze nascoste. Il momento del distacco da conosciute quietudini casalinghe, in bocca sapore di sfida fino alla città feroce, maestra tra le braccia di un altro, ignoto familiare caos. Dolce e malinconico era il calore serale, illusorio residuo all'orizzonte, sul lucido ferro binario della sera di aprile. Passaggio di consegne sul finire del giorno, coraggiose promesse in viaggio verso domani. Questa è la partenza. La sera, i colori invernali della natura scolpiti dall'ultimo sole all'imbrunire mi salutano, muti. L'eleganza dell'essenza, l'umile bellezza senza gloria, il silenzio della semplicità, trionfa l'anima nera sui rumori del mondo. Notte, avrò bisogno di stelle fisse in gelidi cieli, di aria notturna prima della partenza d'inverno. Avrò ancora bisogno di speranza sul finire dell'anno, sopravvivenza agli errori. Noto che la parola speranza si ripete in tante tue poesie, ma poi vedo che c'è un contrasto di situazioni interiori diverse dalla partenza, dalla sera e dalla notte. La sera è quella che ti si addice di più, dove i colori invernali preferisci l'inverno, la montagna, venendo qua hai detto che non adori il mare, ma ti piace, però preferisci la montagna. Scolpiti dall'ultimo sole all'imbrunire, mi salutano muti. Tu hai una eleganza essenza che si trasmette nella bellezza della semplicità del silenzio, perché l'imbrunire ti regala silenzio e tu nel silenzio ci navighi. Il periodo invece più tormentato è la partenza, sarebbe il giorno che ti vede fare le osservazioni più inimmaginabili di quello che ti circonda, e quindi inizia la combutta con te stesso. Sì, sono tre momenti, giustamente sono suddivisi, perché sono tre momenti scritti in tre modi diversi, in tre epoche diverse, e quindi fanno riferimento a tre momenti della giornata diversi, quindi sono stati uniti insieme solo perché li univa questo filo dello scorrere del tempo nella giornata. È vero, perché nella partenza c'è l'inquietudine, l'attesa del traguardo da raggiungere, la città in cui immergersi, quindi non possono essere dei versi tranquilli, ma
diversi di una persona che si mette in viaggio a partenza. È vero, la sera mi rappresenta perché è quella in cui con una certa calma e quiete si ragiona, e poi, come abbiamo detto anche l'altra sera durante la trasmissione radiofonica, amando l'autunno e l'inverno e il gelo, che fa riferimento a quell'altra poesia, il gelo in un certo qual modo ferma le idee, le rende concrete. La notte invece dà speranza, perché la notte separa quello che ancora deve venire prima di riposare. Ne avevo trovato un'altra, ma l'ho persa di vista, non so come fare per recuperarla. Non so, se dobbiamo smettere, noi concludiamo, non ci sono problemi. Se vogliamo dare spazio per non tagliare ancora di più, possiamo anche finire. Un'altra? Grazie Francesco. Allora, ne facciamo una, diciamo, tra virgolette. Dopo delle campane che ti accompagnano. È un segno. Elogiamo quella che è la nostra Italia, una bella poesia, bella Italia, che potrebbe essere conclusa con un'aspirazione, diciamo, politica, che ogni anno dovrebbe appartenerci. La facciamo leggere a lui, così chiudiamo in bellezza. Bella Italia, pagina 99. Quando sei bella Italia mia, che sai di melone e pane appena sfornato, di lontane mani musicali e infedeli nostalgie di paradisi in tempo, serali suoni marziali e giubilanti, appresso a santi non creduti, eppure rispettati e lasciati campare, come inutili parenti tollerati, al sapore di casa e di madre, in preghiera oltre la miscredenza, di una ragionevole età, anarchica nella fede, osservatrice dai balconi di estime curiosità antropologiche. Sento passare processioni e lenti processi interiori ai lati dell'indifferenza, la forza del gruppo di donne devote con l'anima in pace e rinnovate speranze. Quanto sei bella Italia mia, di scandali benedetti dalla ragione di Stato e di Chiesa, e litanie di pie ignoranze plaudenti a idoli infiorati d'oro, immobili e peccaminosi, nel loro silenzio tradotto da lui. Dell'Italia che è stata, che sarà, e che dobbiamo chiaramente averne cura, sia per assaporarne l'odore del passato, ma anche per assaporare il piacere di una crescita e di una vita migliore nella nostra Italia. Grazie per l'ascolto, grazie a voi per la serata, grazie a tutti. Grazie ancora.